Mi presento, sono Nicole, sono una dottoranda al Politecnico di Milano in Computer Science e diciamo il mio dottorato si occupa di tecnologie conversazionali a supporto di bambini con autismo. In realtà il mio percorso non è nato come un percorso, diciamo, informatico, quindi non ho un background informatico, ma mi sono ritrovata a applicare per questo dottorato per una grande passione che ho sviluppato per questa tipologia di tecnologia a supporto appunto di persone che ne hanno bisogno, quindi per riuscire a supportarle durante la loro vita, un po' di tutti i giorni anche. Io dopo il liceo ho iniziato ingegneria aerospaziale qua al Politecnico di Milano. Ho appunto terminato la laurea triennale, dopodiché ho proseguito con la magistrale in Space Engineering. Mi sono laureata, è andato tutto bene, tutto fantastico, e quando mi sono laureata mi sono accorta che diciamo non era proprio quello che aspiravo a fare nella vita. Allora, un momento che ricorderò sempre è stato quando lessi su il Corriere della Sera un articolo riguardante l'ITRELAB, cioè il laboratorio del Politecnico di Milano che si occupa di tecnologie a supporto di bambini con disabilità cognitive. Al che decisi di contattare uno dei ragazzi che era stato menzionato all'interno di questo articolo scrivendogli un messaggio su Facebook, e da lì appunto lui mi ha accolta e mi ha invitata a venire a visitare il laboratorio, e da quel momento diciamo la mia vita è svoltata e quindi ho trovato la mia vera passione e quello che voglio fare da grande esattamente, cioè fare qualcosa che abbia anche un riscontro pratico e abbia un risvolto sociale. E quindi non solo fare un lavoro fine a se stesso per un'azienda, ma per un fine un po' più etico, se si può dire. Mi ricordo la mia, diciamo, mentore del liceo, che era una professoressa di matematica. Io ero una studentessa abbastanza mediocre, nulla di eccezionale, normale. Mi ricordo che al quarto anno di liceo è arrivata questa professoressa di matematica nuova e lei ha iniziato, probabilmente ha visto qualcosa, non so cosa, però ha iniziato a spronarmi sempre di più nelle cose. Mi ricordo che faceva delle magari verifiche con l'esercizio sempre più complicato, e per me quella era diventata poi una sfida con me stessa e un po' anche per dimostrarle che sarei riuscita a farlo, per spronarmi sempre di più. E quindi mi ricordo che tramite questo suo metodo di aggiungere questo problema un po' più difficile io mi ero un po' incaponita, e quindi ho iniziato a diventare davvero brava, in quel caso era matematica, e da lì ho iniziato a capire che forse avevo una predisposizione verso quel tipo di materia e che quindi poteva essere probabilmente il mio futuro, perché diciamo che era la cosa in cui che mi riusciva meglio e più facilmente. E i miei genitori, assolutamente nessuno dei due mi ha... Anzi, loro entrambi erano felicissimi, qualsiasi scelta io avessi fatto, non c'era alcuna preferenza da parte loro. E quindi appunto decisi di fare ingegneria, e in realtà è stata una scelta un po' così, non consapevole tra l'altro. Cioè è stata un po' tipo ingegneria uguale matematica, allora vado a fare ingegneria, questo è stato un po' il mio discorso. Sicuramente, diciamo, mi piace questa parola, sfidante, quindi ti metti sempre un po' alla prova, ecco, cerchi sempre di superare delle sfide nuove. Impegnativo, perché comunque devi investire molto tempo nello studio e comunque è un percorso abbastanza impegnativo. E però anche appagante, nel senso che comunque ti dà grandi soddisfazioni. E soprattutto poi, almeno per quanto mi riguarda,
entri nel mondo del lavoro, della ricerca, qualsiasi esso sia, con una anche maturità nell'affrontare i problemi, molto sviluppata. Quindi tu puoi affrontare qualsiasi tipo di problema e il Politecnico, l'ingegneria in generale, ti ha fornito un po' tutti gli strumenti per poterli risolvere. Chiaramente, diciamo, l'ambiente di ricerca non è proprio uguale al mondo lavorativo, nel senso che probabilmente è un po' diverso in tanti aspetti. Però per quanto riguarda appunto la ricerca e sicuramente nel mio caso aver dovuto cambiare completamente l'ambito di cui mi occupavo, aver studiato ingegneria mi ha fornito poi gli strumenti per rivendermi anche nel mondo dell'ingegneria informatica e imparare tutto da zero. E soprattutto nel momento in cui poi sono andata all'estero appunto a fare un periodo di visiting per circa 5 mesi a Los Angeles, alla University of Southern California, lì mi sono accorta che sono partita con una grande ansia da prestazione, nel senso che non ero sicura che sarei stata all'altezza del laboratorio, perché comunque la supervisor di quel laboratorio è una delle migliori nel settore della robotica, quindi avevo un po' di ansia, diciamo, prima di arrivare lì, perché avevo paura di non essere abbastanza brava, di non avere abbastanza strumenti per poter affrontare anche quel tipo di esperienza. Per realtà, quando sono arrivata lì, mi sono accorta che non abbiamo nulla da invidiare agli americani, nel senso che comunque il Politecnico fornisce assolutamente tutti, non per ripetermi, però tutti gli strumenti per poter anche affrontare una sfida all'estero. Quindi, e avevo avuto anche un'altra esperienza durante la triennale, ero stata a Madrid per 6 mesi e anche lì avevo avuto un po' la stessa esperienza, nel senso all'inizio grande ansia, ma poi ti accorgi che riesci a farlo, perché comunque il Politecnico ti prepara bene. Credo che ingegneria in generale sia molto flessibile. La mia esperienza mi ha insegnato che partendo da un percorso come quello dell'ingegneria aerospaziale, mi sono poi spostata nel mondo dell'ingegneria informatica e questo passaggio è stato anche abbastanza semplice. Quindi, perché appunto il Politecnico è riuscito a fornirmi tutti gli strumenti necessari per riuscire a fare anche questo passaggio con facilità. Secondo me tanti aspetti che dal punto di vista della sensibilità soprattutto, che magari proprio per come si dice, per il fatto che siamo uomini o donne, chiaramente noi donne abbiamo una predisposizione maggiore a un certo tipo di sensibilità verso un certo tipo di argomenti, ok? Quindi secondo me il valore aggiunto di una donna può essere sicuramente un punto di vista diverso, molto più sensibile, molto più anche attento e che abbia cura anche di quello che sta facendo. Questo non vuol dire che l'uomo non ce l'abbia, semplicemente la donna secondo me ha qualche caratteristica un po' più sviluppata da questo punto di vista. E visto che gli ingegneri di per sé sono sempre categorizzati come un po' delle macchine, no? Quindi, però secondo me non basta quello, ci vuole anche tutta una componente umana importante che spesso viene a meno in un ambiente universitario con una grande maggioranza di uomini. E chiaramente con la presenza di più donne probabilmente tutto questo aspetto potrebbe essere un po' più sviluppato. Secondo la mia esperienza, in realtà io ho trovato nella componente di professori, proprio tra i professori, molte donne, quindi quello non l'ho percepito come un problema. Ho percepito più, personalmente, per la mia esperienza, più un problema i compagni con cui ero, nel senso che almeno la mia esperienza mi ha insegnato che il fatto che ci fossero poche donne fosse anche, è brutto da dire,
cioè non vorrei che passasse questo messaggio, però dato anche un po' dall'ambiente ostile, tra virgolette, no? Un ambiente prettamente maschile, un ambiente che comunque la battuta sempre pronta, la cosa, non lo so, io ho avuto un'esperienza non troppo positiva, soprattutto perché mi ricordo questo episodio in cui questo ragazzo, io non seguivo lezioni per dei motivi, e un giorno torno a lezione e un ragazzo mi fa una battuta: ah, ma quindi non ti eri mica iscritta a psicologia? Cioè, una battuta di una bassezza incredibile. Questo per far capire che comunque l'ambiente in cui tu ti trovi per 5 anni spesso non ti aiuta. Poi in realtà ho trovato persone fantastiche e assolutamente non voglio fare di tutta l'erba un fascio e dire che sono tutti così. Dico solo che sicuramente una componente, anche una, forse anche una consapevolezza da parte di tutti gli studenti proprio che decidono di entrare in ingegneria, non solo donne ma anche uomini, una sensibilità maggiore nel riuscire a creare un ambiente un po' più inclusivo, non farebbe male, secondo me. Io l'ho vissuta che i miei compagni in università, allora devo dire che ce n'erano quei 4-5 con cui mi trovavo benissimo, adoravo, loro persone fantastiche. Ma poi comunque, almeno la mia percezione chiaramente, è che tutti gli altri avessero un po' dei preconcetti e pregiudizi nei miei confronti per il fatto che fossi donna. Questo l'ho percepito. Poi magari, nel senso, posso essere io eccessivamente incline a un certo tipo di argomenti e quindi questa cosa mi rende più attenta. Però ho avuto queste esperienze durante il mio corso di studi. Mentre qui, zero. Cioè, nel laboratorio di Trelab non ho avuto alcun tipo di problema con i miei colleghi. Tutte persone fantastiche, non ho mai sentito qua alcun tipo di appunto preconcetto sul fatto che io fossi donna e quindi non riuscissi a fare delle cose rispetto al fatto che loro sono uomini, e quindi non c'era assolutamente. Non so se perché comunque dopo un certo tipo, una maturità, dopo che si raggiunge una certa età, credo che ci si renda anche più conto e ci si renda più, sia più consapevoli un po' del mondo in generale, quindi non ci sono neanche più questi stereotipi uomo-donna, eccetera, eccetera. Mentre durante il mio corso di studi sì, l'ho percepito. Il mio sogno, posso fare una distinzione tra il mio sogno a 23 anni quando mi sono laureata, era proprio in maniera brutale, devo fare soldi e quindi devo trovare un lavoro con cui io possa guadagnare bene. Dopo qualche mese in cui io facevo colloqui, ho capito che non mi piaceva nulla di quello che stavo per andare a fare, nonostante il compenso economico, mi accorgo che non me ne fregava niente di quello e che il mio sogno era fare qualcosa che aiutasse qualcuno. Quindi mi sono accorta che volevo rincorrere un lavoro che potesse aiutare e supportare persone che ne hanno bisogno. E quindi ho deciso di investire le mie capacità analitiche, diciamo, al servizio comunque di un impegno un po' più sociale. Consiglierei assolutamente di iscriversi a ingegneria, questo perché è un percorso che appunto ti permette di fare davvero quello che vuoi nella tua vita. Mi sono accorta che è una carta vincente per qualsiasi cosa e che alla fine dei 5 anni tu potresti anche decidere di cambiare totalmente vita e decidere di fare qualcos'altro, e lo puoi fare, ti puoi rivendere senza alcun tipo di problema. E quindi secondo me, nonostante gli sforzi iniziali e le sfide che uno può incontrare durante soprattutto il percorso di studi, credo che sia davvero bello e che sia un percorso da fare, assolutamente. Vi mando un bacione, vi auguro il meglio e vi mando un grosso saluto, anche in maniera un po' nerd, con il mio fantastico robottino che
vi saluta anche lui e vi auguro dal profondo del cuore che riusciate a fare quello che volete nella vita e sicuramente con l'ingegneria riuscite a essere chi volete e a fare quello che vorrete.